Allora, in questo video andiamo a risolvere un po' di esercizi e problemi sul moto armonico. Allora, il primo ci dice che un oggetto puntiforme si muove di moto armonico. Quindi sapete che l'ampiezza del moto è 0,35 metri e sapete che il periodo è 1,8 secondi. Quindi calcola la pulsazione del moto armonico. Vabbè, qui è banale perché sapete che la pulsazione è 2π greco fratto t e trovate questo valore qua. Poi dice di calcolare il valore massimo del modulo dell'accelerazione dell'oggetto. Ora, voi sapete che l'accelerazione, ok, è meno a omega quadro per il coseno di omega t, no? Se mettiamo la fase 0. Ora, quando è massima, ok, quello che succede è che il coseno vale 1 o meno 1, no? Per capirci, ma sicuramente in modulo l'accelerazione massima è una roba fatta così, a omega quadro. Ora, a ce l'avete, omega quadro l'avete calcolata prima, quindi un attimo calcolarsi quanto vale e vedere che vale questo valore qua. Poi, un'altalena oscilla muovendosi di moto armonico. La frequenza delle oscillazioni è f e l'ampiezza a, le conosciamo. Determina il valore massimo del modulo della velocità. Stesso ragionamento di prima, no? Abbiamo visto che la velocità è meno omega seno omega t. Se vado a prendere il massimo, quando il seno vale 1 meno 1, la velocità massima in modulo allora sarà omega per a. Ok? Poi voi sapete che omega la posso scrivere come 2π fratto t o 2π per f. E allora vedete che trovate il valore che vi dice qui. Vediamo quello sotto. Ci dice che un punto percorre una circonferenza di raggio 0,75. Quindi avete la circonferenza e questo è il raggio. Con una velocità di modulo costante a 3,4 metri al secondo. Ok. La sua ombra proiettata sul diametro della circonferenza, quindi esattamente quello che vediamo con il moto armonico, quindi l'eventuale ombra, l'ombra si muove di moto armonico, chiede la pulsazione del moto armonico e il valore massimo del modulo dell'accelerazione di questo moto armonico. Quindi sapete, conoscete voi R e V. Vi sta chiedendo la pulsazione omega e pensateci un secondo, voi sapete che V è uguale a omega r. Sapete che il significato fisico della pulsazione della velocità angolare è diverso, ma dal punto di vista matematico sono la stessa cosa. Quindi quella che è la velocità angolare matematicamente è la stessa cosa della pulsazione, no? Fisicamente, ripeto, sono due robe diverse. La pulsazione vi fa capire quanto rapidamente andate a compiere un ciclo completo di oscillazione. E quindi qua omega sarà V fratto R, no? E se fate il conto vi esce questo qua, 4,5 radianti al secondo. L'accelerazione massima qui, la ricavo sempre ragionando sul moto circolare, perché voi sapete che, potete anche ragionare in questo modo forse, che l'accelerazione centripeta è V quadro su R, no? Ok. Ora, se ci pensate, quando il punto si trova qui corrisponde con la sua proiezione, questo è un modo di vederla, e l'accelerazione sapete anche che è massima nei punti estremi del moto armonico, e quindi qua avete questa accelerazione che coincide con l'accelerazione centripeta, da qui appunto il valore. Ok, quest'altro dice che un oggetto puntiforme si muove di moto armonico di ampiezza 4,6 metri e periodo 3,7 secondi. Determina il valore massimo del modulo della velocità raggiunta dall'oggetto. Quindi avete A e T. Il valore massimo della velocità l'abbiamo visto prima. Se ragioniamo sul modulo è semplicemente omega per A, l'ho fatto prima, non serve riscrivere tutto. Sapete che omega è 2π greco fratto T di cui avete il dato. E a idem. Ok? E fate il conto ed eccoci qua.
O poi un oggetto puntiforme di massa 25 grammi, tendenzialmente vi dico già che il dato in più è la massa, oscilla di moto armonico attorno a una posizione di equilibrio, quindi fa avanti, indietro. Il valore massimo del modulo dell'accelerazione dell'oggetto, quindi A max, lo conoscete e conoscete anche la frequenza del moto. Vi chiede di trovare l'ampiezza. Allora, vediamo un pochino. Io so che devo trovare appunto l'ampiezza, no? Ma se ragiono sull'espressione A max in modulo, so che è uguale a omega quadro A, dove omega è 2 pi greco F al quadrato, espressa in funzione del dato. A è quello che devo trovare. Allora capite che A sarà uguale a l'accelerazione massima fratto 2 pi greco F al quadrato. E da qui tiro fuori 0,16 metri, che è questo risultato. Ok, vediamo uno un po' più difficile in teoria, dove ci viene detto che il valore massimo del modulo della velocità raggiunta da un oggetto puntiforme che si muove di moto armonico è 0,48 metri al secondo, quindi avete la velocità massima. Ok? Che sapete che il modulo è uguale a omega A, abbiamo fatto prima il ragionamento, no? L'oggetto raggiunge questo valore ogni 0,80 secondi. Ora attenzione, sapete che la velocità varia come il seno, quindi se qua mettiamo piano cartesiano, succede questo, no? Ok? E attenzione, raggiunge questo valore ogni 0,80 secondi. È un valore massimo in modulo, no? Quindi 0,80 non è il periodo, 0,80 è un semiperiodo perché questo valore massimo lo raggiunge qua, ma anche qua. Ok? Cosa significa? Che questo dato qui, 0,80, ci sta dando il periodo a patto di capire che questo è metà periodo, quindi il periodo è 2 per 0,80 secondi, quindi il periodo è 1,60 secondi. Chiede di trovare l'ampiezza del moto. Ora, da questa formula capite che se avete omega possiamo riscriverla come B max uguale a 2 pi greco fratto t per A, e allora A è uguale a V, giusto? Sì, fratto 2 pi greco per t, e dovrebbe darvi questo valore. Molto simile il seguente, in cui viene detto che un oggetto puntiforme si muove di moto armonico e conoscete la frequenza e l'ampiezza. Vi chiede il valore massimo del modulo della velocità del punto materiale, quindi vi chiede ancora una volta V max, e vi chiede anche il valore massimo del modulo dell'accelerazione. Sono tutti uguali, dopo un po' avete visto, perché V max è uguale a omega A, ma omega lo potete scrivere come 2 pi greco F per A, ed è un attimo calcolarlo, ok? L'accelerazione massima, ancora in modulo, se lo sto mettendo per rapidità, è omega quadro A, e quindi 2 pi greco F al quadrato per A. Facendo il conto vi dovrebbe uscire questo.